La novità ci sta tutta e anzi era ora. Per la comunicazione dei dati elettorali il comune di Cremona osa e chiede ai presidenti di seggio di comunicare via tablet affluenza ai dati in modo da velocizzare le operazioni e offrire i risultati prima possibile. Questa mattina la consegna dei 76 tablet noleggiati e dotati di SIM per collegarsi alla rete telefonica presso gli uffici elettorali di Corso Vittorio Emanuele. Il dirigente dell'ufficio elettorale Mario Vescovi. Il comune ha fatto un grosso sforzo sia dal punto di vista economico, finanziario, sia anche dal punto di vista di formazione personale e anche di attività. L'idea con l'obiettivo proprio di riuscire a essere il più tempestivi possibile. È ovvio che è una sperimentazione, la prima volta, quindi abbiamo spero che ci sia il beneficio di inventario rispetto alla start-up, certo. Insomma. Okay. Il cartaceo continuerà ad essere? Certo, quello lì è ufficiale, cioè il cartaceo, cioè nel senso che il cartaceo è obbligatorio. Ai presidenti di seggio è stato illustrato il funzionamento dei software e la reazione è stata positiva. Un piccolo supporto, soprattutto perché ci aiuta nel momento in cui abbiamo la conta, quindi dovremo fare il calcolo e le corrispondenze, e lui è un elemento utile proprio per questo, perché ci dà un segnale di errore. Diciamo che saremo più veloci e anche più precisi. Buon lavoro. Grazie.